tutti sindaci, parlamentari, tutte le categorie economiche, le parti sociali insieme, perché questa crisi ha bisogno che lavoriamo tutti insieme condividendo gli obiettivi. Ci hanno chiesto un impegno particolare per quanto riguarda lo sblocco del patto di stabilità e la TARES, per quanto riguarda il Partito Democratico, quindi parlamentari del PD, ma anche gli altri, abbiamo, come dire, detto che ci siamo già mossi in questo senso in Parlamento, abbiamo depositato mozioni e interpellanze sulla TARES e sul patto di stabilità, sulla TARES per chiedere il rinvio di questa tassa al 2014, perché veramente intanto anche la legislazione, o meglio la norma, non è facilmente interpretabile, quindi può introdurre anche degli elementi, diciamo così, di difficoltà di applicazione. E dall'altra parte sul patto di stabilità l'impegno è quello di sbloccarlo, con una notizia positiva che riguarda le imprese, che è quella appunto del governo, che si è detto al documento di programmazione economica, ma anche a un decreto che ha approvato questa settimana, riguarda, diciamo così, lo sblocco di pagamenti della pubblica amministrazione, che in qualche modo allenta anche per quanto riguarda il patto di stabilità attraverso appunto la possibilità di utilizzare le sedi passive, questo vuol dire di mettere nel mercato complessivamente a livello italiano circa 50 miliardi, di cui 40 appunto del pagamenti della pubblica amministrazione, 10 miliardi per quanto riguarda l'anticipo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della sospensione dell'IVA. Quindi un dato importante che viene comunque ancora sufficiente, perché per quanto riguarda in particolare noi stiamo lavorando affinché il patto di stabilità sblocchi anche la possibilità per i comuni di poter utilizzare le risorse che hanno, per esempio, gli interventi di prevenzione per quanto riguarda il dissesto idrogeologico, ma anche interventi importanti, per esempio come è successo da circa un anno, per poter intervenire subito in quelle che sono le opere da fare per la ricostruzione delle strade, dei danni che anche adesso sono stati subiti.